Ciao, siamo qui al Vegan Fest Ciao! in Toscana. E sei capitata qua per caso? Quasi per caso, non ero ancora sicura se sarei venuta, dovevo avere uno stand, insomma, sono cambiato un po' di cose e poi ho fatto delle dimostrazioni qua di cucina crudista. Io sono Letizia Foti, vivo in Sicilia, vicino Catania, sono una naturopata, un Omega Health Coach, quindi una coach di Roy Martina, forse qualcuno lo conosce, un medico olistico. E mi occupo anche di cucina crudista vegana. Max mi ha chiesto di parlarvi di un seminario che tengo, un seminario sul perdono. Il titolo del seminario è Io scelgo di perdonare, io scelgo di essere libero. Quanto dura il seminario? Il seminario dura un giorno, lo porto in giro per l'Italia, a Cagliari, a Roma, a Catania, presto anche a Milano. Dura circa un giorno e il concetto è il perdono non come da un punto di vista morale, non da un punto di vista religioso, ma il perdono come mezzo per lasciare andare il passato, per vivere più liberi, vivere più leggeri, alleggerire questi pesi che ci portiamo dietro, non proiettare più nelle relazioni di qualunque tipo esse siano. I fantasmi del passato, se noi lasciamo andare il passato, guariamo il passato, quindi se noi perdoniamo, non utilizziamo più questo passato come filtro che ci ostacola nelle relazioni con le persone. Quindi presto avrete informazioni sulla data a Milano, Max vi può parlare della Faremo conferenza? dei, non solo faremo un seminario con lei, faremo i soliti convegni che facciamo sempre, quelli multitematici, dove il relatore ha i suoi 40 minuti per esporre, dove c'è il dibattito pubblico, perché ci occupiamo di democrazia diretta e quindi i convegni che facciamo il pubblico ha prevalenza sul relatore come tempo. E, quanti seminari hai fatto fino ad oggi? Sul perdono? Sul perdono 6 o 7, mi pare. È un Quindi seminario iniziato che ho ideato circa un anno fa. quante persone ci sono circa a seminario vengono? Una decina? No, beh, il seminario possono esserci anche 100 persone, magari. Ah, no, è per fare una statistica. No, il Poi seminario dalle 10 alle 20 persone, a seconda del E poi le seminario risenti anche c'è successivamente, stata. no? Quando... Qualcuno mi ricontatta, qualcuno ritorna al seminario perché Ah, ci lo prende rifà proprio, lo gusto. rifà. Sì, è Comunque il possibile anche feedback medio che tu hai rifarlo. dopo il seminario qual è? Il feedback in che senso? Cioè ti dicono, ho cambiato questa cosa nel mio modo di vivere, questo modo di essere diverso, ho lasciato andare finalmente, ho perdonato dentro di me mio padre, quindi vivo la mia libertà senza... Allora, io credo che non basti un giorno, un seminario per cambiare la propria vita. Il mio intento è quello che spero, che mi auguro è che venendo a un seminario del genere si comincia a guardare il perdono da un altro punto di vista, si comincia a guardare le relazioni con le persone, si comincia a guardare le nostre risposte di rabbia da un altro punto di vista. E quindi all'interno del seminario inizi perdonando una persona. E se vuoi, allora, ovviamente, dipende dalla persona, se vuole può continuare questo percorso per conto suo. Sicuramente alla fine del seminario tutte le persone che vengono là hanno fatto un lavoro. Alcune sono riuscite a perdonare del tutto, anzi la maggioranza perdona del tutto una persona. Alcuni si accorgono che la persona che pensava di aver perdonato non l'hanno veramente perdonata. Tutti fanno un bel lavoro e tutti veramente fanno un percorso. È abbastanza intenso, importante, ma poi la responsabilità di continuare è assolutamente personale. Alcuni mi contattano ancora, alcuni semplicemente, anche perché sono in varie città, alcuni li rincontro magari in altri posti. Qualcuno ritorna perché ci prende gusto e lo vuole Quindi rifare. diciamo che è un approccio, un primo approccio verso una tematica che è molto particolare, molto Sì. oserei dire difficile perché è la tematica diciamo cardine dell'essere umano e quindi giustamente vivendo sempre nel non perdono per 20, 30, 40, 50, 60 anni, perché fai un giorno, è come uno che vuol diventare fruttariano, comincia ad aggiungere 3 mele Stark al giorno al suo regime alimentare, è un primo approccio. Allora, ti posso dire, la gente che viene al seminario, il 95% viene perché ha scelto di perdonare, quindi veramente fa un bel lavoro.
quanto continui è una responsabilità personale. Però allora il vantaggio è che all'interno del seminario utilizziamo delle tecniche energetiche che ti aiutano, ti sostengono. Quindi il perdono inizia dal mio punto di vista come una scelta consapevole. Io scelgo, decido che voglio perdonare quella persona. Quello è il primo passo. Poi durante il seminario io mostro delle tecniche, le faccio utilizzare, quindi assolutamente esperienziale il seminario. Sottolineiamo sta cosa, no? Perché questo è fondamentale. È un po' la differenza che fra Gandhi, che è un grande teorico ma di esperienziale penso pochissimo, e Osho, che ti diceva di fare certe cose tipo Gandhi ma esperienziale, perché anche molti seminari sono teorici, anzi la stragrande seminari che ci sono in Italia sono teorici di qualsiasi campo, quindi l'esperienziale è una cosa diversa dal teorico. La stragrande maggioranza dei miei seminari sono esperienziali, proprio perché, ok, la teoria la possiamo leggere sui libri, possiamo ascoltare una conferenza, possiamo parlare con qualcuno, però avere qualcuno che ci accompagni e ci faccia utilizzare delle tecniche che poi possiamo portare a casa, continuare ad utilizzare e quindi sperimentare, sappiamo subito se funzionano o no, abbiamo subito un risultato, cioè tu vai a casa e hai fatto un lavoro, un giorno di lavoro su di te. E basta per tutta la vita? No, è un ottimo inizio, la responsabilità di continuare è sempre dell'individuo. E ovviamente io sono sempre a disposizione per chi vuole chiedere chiarimenti, questo è ovvio. Certo, però se sarai a breve su internet. A metà maggio ci sarà anche il mio sito crudistapercaso.it. È un sito di cucina crudista vegana, io tengo anche corsi di cucina crudista vegana, di pasticceria vegana. Cene, sempre tutto crudista vegano a Roma, per il momento Roma, Cagliari, Catania, presto a Lucca e presto spero anche a Milano. Quindi, dopo turisti per caso, dopo complottisti per caso, abbiamo crudistapercaso.it. Senti, quindi noi facciamo i convegni di solito a Milano, Roma e Napoli, sarai conferenziere a Milano. E per riallacciarsi al fatto dell'esperienziale, no? Un po' come diceva Krishnamurti, che la parola albero ti indica l'albero, ma non sai cos'è un albero. La parola albero non è l'albero, dovresti annusare l'albero, guardarlo da vicino, abbracciarlo. O un po' come quando si va allo Show Festival, che devi abbracciare 300 estranei, la parola abbraccio non è l'abbraccio, l'abbraccio è un abbraccio. L'abbraccio è l'abbraccio. Questo è l'abbraccio. Questo è esperienziale. Ma rispetto a dire la parola abbraccio, no? Tu non lo sai, ma il mio seminario comincia con gli abbracci. Ci vediamo da Catania fino a Milano. Ciao. A proposito, tu fai l'FT, salutiamo anche l'amico Cocco, sì, che fa un altro tipo di FT. Ciao Giuseppe! Ciao!